hanno detto di me che potrei essere colui che condivide con voi i segreti degli altri. Ma lo dicono con dubbio epistemico. Sono incerto quanto siano affidabili le mie rivelazioni. Cosa invece posso dire di me stesso? Che sono nato da qualche parte, che sicuramente non lo conoscete, quindi non è importanza. E che sono nato senza nessun istinto di campanellismo geografico. Piuttosto con uno, e perdonatemi il neologismo, uno scampanalismo psicogeografico. Voglia di deriva più mentale che fisica. Direi pure di me che voglio essere sveglio e presente quando muoio. Hanno detto di me che sicuramente sono un gatto. A me piacciono i gatti, il loro menefreghismo, la loro indipendenza. Hanno detto di me che sono rimasto qui perché persi un aereo per via di una grande nevicata. Questo lo posso spiegare, solo nel senso che sia una rappresentazione imprecisa e inspiegabile di un sogno, di un'impossibile interpretazione e ormai dimenticato. Non c'è nulla di più permanente che il fragile e l'effimero.